La boccia del punto, vediamo in diretta subito quello che succede. Colpita piena in questo caso, davvero. Si è invertita la situazione del tiro precedente, quindi uno pari tra Fabio Palma e Giuliano Di Nicola. Allora, aggiorniamo il punteggio, quindi uno pari. Adesso Giuliano è andato a punto, vediamo se è riuscito a prenderlo. L'arbitro dice preso. Fabio viene a vedere il gioco, probabilmente si vuole sincerare della regolarità del gioco. Infatti, non so se probabilmente sta chiedendo una verifica, però dalla ripresa in diretta mi sembra che pure, bah, insomma, forse sarebbe davvero il caso di andare alla misurazione. Sarebbe il caso di andare alla misurazione, ma non con la stecca. Vediamo se l'arbitro. Speriamo che non gli venga in mente di misurarla così. Lì ci serve o il compasso, o proprio. Ecco che vediamo, infatti Sposetti va lì a dargli il suggerimento. No, con la stecca è improponibile, signori, ma vediamo. Ecco. Ma in questo caso, vedete, si va con un fogliettino di carta da riuscire a piegare o da un compasso da biliardo. Vabbè, l'arbitro dichiara preso, quindi a occhio l'aveva visto pure lui. Tre pezzi, vediamo che se riesce a fare una bella bocciata adesso. Cercare di cacciarla pulita. Ragazzi, ottima bocciata, davvero. Proprio complimenti. Il secondo punto adesso è di Giuliano, quindi sicuramente effettuerà la bocciata. Mentre invece sulla terna, Emiliano deve inserire il secondo punto per portare la sua squadra al pareggio. Allora, boccia colpita e pallino fuori, mi sembra di aver sentito il rumore, sì. Quindi si rifà la giocata. Allora, mentre invece sulla terna, due pari. Sono diventato esperto anche nell'aggiornare i punteggi. Dopo le prime difficoltà col mouse, adesso invece lo riesco a fare tranquillamente, se no Francesco mi bacchetta. Tra un po' poi chiederemo pure a lui qualcosina. Allora, Fabio continua sempre sulla tavola sinistra. Mette una boccia leggermente corta, circa 60 centimetri. 50, l'arbitro dice. Intanto saluto Borico, Aldoisi e tutti quanti quelli che stanno scrivendo in chat, sia da parte mia che da Francesco. E abbiamo l'onore di avere qui anche Ciancotto che è in tribuna a versi questo bellissimo incontro. Poi lo chiameremo pure qui a dire la sua. Allora, punto preso di Giuliano Di Nicola.
Fabio scolpisce subito di sottomano. Questi campi, come anche l'anno scorso vi dicevo, si presta molto ai sottomanisti. Mi ricordo un incontro fantastico con Montegranaro, con i due bocciatori, sia Ombrosi che Angrilli, hanno fatto davvero i numeri in questi campi. Allora, Giuliano questa volta cambia tiro, comunque si passa anche di qua. Ottima la sua boccia in accosto. E Fabio adesso va di soprammano, ricolpisce di nuovo. L'inizio delle due partite sono davvero spettacolari, pochissimi errori. Poi anche qui sulla terna, dove io la sto vedendo proprio sotto di me, mi sa che Giuliano adesso mi picchierà, che appena ho detto pochissimi errori, ha sbagliato una boccia. Speriamo che non vada a vedere la registrazione. Vabbè, capita, capita, eh. Ultima boccia per Giuliano, questa volta mi sembra indirizzata bene, anzi, molto molto bene. Addirittura la mette sotto rimpallo del pallino, vediamo Fabio, lui è in grado di colpirla nella parte sinistra per non farla rimpallare. Vediamo un attimo. Infatti colpisce proprio la parte giusta. Allora, 2-1 per Fabio Palma. Eccoci qua, aggiornato, lui continua sempre sulla tavola sinistra, che come ho detto all'inizio, per i mancini, i mancini in questa tavola hanno un vantaggio in più. Intanto nella terna Formicone ha tirato un bellissimo pallino, tre bocce lui e due dell'avversario, il pallino è andato proprio nella parte degli avversari. Adesso si è complicato un pochettino il gioco. Allora, Fabio va a punto, bellissima boccia, 20 dopo il pallino. Vediamo cosa decide Giuliano. Sì, Giuliano la tira subito. Se non sbaglio la tira di soprammano. Gesto di stizza di Giuliano, perché sa che sbagliare qualche boccia con un giocatore come Fabio, non è proprio molto positivo, infatti tira subito al pallino con la seconda boccia. Niente, altro liscio. Ma ancora ha due bocce per provare a cacciarlo fuori. Voi mi dite che ma come mai vanno fuori se sono i pallini no fly? Eccolo, bravissimo. Stavo dicendo proprio questa cosa qui, che colpendo dalla parte destra c'era la boccia che lo faceva tipo da trampolino per andare fuori. Infatti Giuliano si è messo proprio in quella parte del campo. Allora, intanto che Fabio rimposta il pallino al solito posto, vi dico che a terna Gianluca ha effettuato una bellissima bocciata a fondo campo, togliendo due bocce dell'avversario, ma c'è ancora un punto per la pietina e tre bocce in mano. Allora, Fabio va all'accosto. Di nuovo grande boccia, 1 centimetro dal pallino. E vediamo che Giuliano colpisce la boccia dal lato sbagliato. 1 metro, 1 metro il punto di Fabio. Sì, in chat leggo che
giustamente stai scrivendo che non è un bel gioco il pallino fuori, e vi posso dire che invece quel pallino lì era da colpirlo proprio al verso giusto, altrimenti non usciva mai. Quindi, ragazzi, il pallino è 4 centimetri e colpirlo dalla parte buona, non è da tutti. Quindi quei pallini lì sono tirati fuori perché colpiti dalla parte giusta, non è che come li tocchi saltano fuori. Allora, mi sembra un pochettino corta la boccia di Giuliano, non lo sto guardando in diretta, il punto mi sembra bianco, anche se dalla ripresa sembrava più rosso, infatti, come vedete voi, però io sono qui sopra. Vediamo l'arbitro cosa dice. Anzi, dice preso, quindi la ripresa era buonissima, ecco, infatti subito mi bacchettano dalla regia. Perché con le telecamere ve vengono schiacciate un pochettino le distanze, ma in questo caso era perfetta. Allora, Fabio rimette una boccia perfetta, circa 35 centimetri corta al pallino. Giuliano viene a punto, probabilmente lui conosce sicuramente quell'angolo alla perfezione, quindi sa che giocandola bene, e infatti la boccia è giocata benissimo. Punto preso davvero alla grande. Ecco, in questo caso Fabio viene a vedere il gioco. Ah, quindi si sta sentendo anche Francesco che parla al microfono, quindi bravissimi. Non scappa niente qui. Allora, in questo caso io vi posso già dire che Fabio, facendo una bocciata delle sue piano piano, addirittura può mettere in terra un paio di punti. Addirittura. Infatti Giuliano forse sta dicendo proprio questo al suo tecnico, che è il nostro presidentissimo Dino Tarquini. Che lui ha quella bocciata proprio dal verso suo, sulla sinistra. Addirittura, ecco, vedete, piano piano, se la colpisce bene, può impallare anche il pallino. Signori, io ve l'ho detto prima. C'era proprio questo gioco. Mi sembra che l'arbitro, non so se ne ha dette due o tre, no, due, perché più a destra è rimasta la boccia di Giuliano, altrimenti ne erano tre. Adesso Giuliano tira il bersaglio, quello lì, questo qui proprio che vedete adesso dalla telecamera. Ecco. Niente, qui ragazzi colpiscono tutte le bocce piene a fondo campo e giustamente non vanno a gioco. Secondo voi è troppa precisione questa? Perché lì come colpiva metà giusta andava lì. Fabio passa giusto giusto, 3 punti, 5-1 per Fabio Palma in questo inizio di primo set. Allora, in queste prime fasi vediamo un Fabio Palma davvero molto preciso all'accosto. Molto preciso all'accosto, e quindi Giuliano deve, per recuperare questa partita, deve iniziare a fare qualche colpo da campione che è lui. Infatti vediamo che Fabio arriva appunto un'altra volta 25 centimetri corta. Giuliano tira di raffa di nuovo di soprammano, boccia colpita, ma riesce quella di Fabio. Allora, la terna invece vediamo che hanno raccolto 2 punti i portacolori romani, quindi conducono 4 a 2. Ecco qua, punteggio aggiornato anche per tutti quanti, potete vederlo
in diretta. Allora, l'unico non preciso in questo inizio partita a terna è Raffaele Tomao, che sta portando una media del 50% come bocciata. Allora, Fabio boccia di sottomano e purtroppo per lui fa il liscio. Quindi adesso ha due bocce in mano, ma in questo caso lui poteva pure provare ad andare all'accosto, visto che comunque il punto non era molto molto stretto. Infatti, come vediamo dall'immagine, è 45 corta, però c'è un bel viale da passare sulla sinistra della boccia. È quello che ha fatto adesso. Era un tiro piuttosto semplice, lui ha provato ad andare all'attacco. Adesso il punto è preso, io penso che Giuliano possa andare anche lui all'accosto. Vediamo cosa decide di fare. Ecco, il punto è meno di 40, dice l'arbitro. Quindi la boccia di Giuliano deve fare 10 centimetri per cambiare il punto, ma ecco. Infatti va a punto. Boccia importantissima. Giocata alla perfezione da Giuliano, proprio perfetta. Bersaglia con il pallino, ma Fabio non può bocciarla. Non può assolutamente bocciarla. Rifarà lo stesso tiro che ha effettuato lui in precedenza e Giuliano dopo. Anche questa boccia perfetta chiude il gioco. Il punto è sempre per la Virtus L'Aquila. Però adesso Giuliano ha poco da mangiare lì. Allora, terna invece adesso il tiro è a favore dei padroni di casa. Emiliano ha una boccia, punta a terra della Virtus L'Aquila e tre bocce in mano. Giuliano comunque tira una bellissima boccia. Vediamo se l'ha inserita. Due punti davvero da grande campione da parte di Giuliano, quindi accorcia le distanze. 3 a 5 in favore di Fabio Palma. Allora, punta a terra qui a Terna per quanto riguarda la Virtus L'Aquila e tre bocce in mano da inserire. Formicone inserisce il secondo e Manuelli ha altre due bocce da poter mettere. Giuliano continua col suo gioco a 15 metri e quasi 16. Boccia a due pezzi, come dicevo prima, anche se è il tiro di volo, dichiarando il pallino, in questo caso si può andare di raffa. Boccia appena toccata. Giuliano Vediamo cosa decide di fare adesso Fabio, se andare subito alla bocciata del pallino che rimane sotto sponda. Sì, dichiara il pallino, vediamo se lo tira piano piano, pallino colpito, pallino colpito, punto circa 60 centimetri dalla prima boccia e 1 metro, 1,10 m dalla seconda. Allora, 3 punti per la Virtus L'Aquila invece nella partita a terna, 5-4 conducono i padroni di casa. Allora, punteggio anche aggiornato in questo caso. Giuliano indovina subito la prima boccia, perfetta. E adesso anche colpendo questa boccia, infatti sta pensando il da farsi. Niente, la tira. Lì c'è il rimpallo sia sul pallino che sulla boccia sua. Quello che vi avevo detto. Mi sembra che il punto sia rimasto. Punto è rimasto di Giuliano Di Nicola. Giuliano Allora, vi ricordo che conduce Fabio Palma 5-3 nel primo set dell'individuale. L'arbitro va alla misurazione.
Vediamo cosa decide, cosa dichiara. L'arbitro dichiara. L'arbitro dichiara punto di Giuliano, quindi Fabio Palma ha l'ultima boccia in mano, deve cambiare un punto di circa 80 centimetri. Vediamo, segue la boccia. Secondo me dalla sua camminata è buona. Vediamo se. E infatti, punto è buona. Giuliano adesso ha. Ha una grande occasione, colpendo quella boccia, in qualsiasi caso può raccogliere 2 o 3 punti. Boccia colpita alla perfezione, quindi punto a terra e una boccia per andare al pareggio. Manuelli nel campo a terna ha fatto il primo liscio della partita, per quanto riguarda lui, fino adesso aveva il 100%. E ha colpito con la seconda. Giuliano viene a punto per inserire il 5 pari. Forse sembra un pochettino corta e mi sembra pure a me. L'arbitro forse ha dichiarato un po' troppo presto, 2 punti perché. Va bene, accetta Fabio, quindi 2 punti, 5 pari. Ancora non azzecco io una misurazione, vediamo un po' di provare a farla tra un po'. Abbiamo ancora 3 set da seguire. Francesco ride, non so se sentite, ma. Allora. Quindi 5 pari, la partita si fa subito avvincente tra questi due campioni, ma non avevamo dubbi. Ancora angolo destro, punto 25 centimetri, corta il pallino. Fabio decide di tirare al volo. Vediamo come l'effettua questa bocciata. Cambio sul posto di Fabio Palma. Pallino coperto. Già se fosse 2 pezzi. 2 pezzi, quindi adesso Giuliano mettendosi in diagonale. No, decide invece di far carambolare il pallino colpendo la boccia piena. Vediamo se è preciso. Infatti colpisce la boccia piena, il pallino carambola, ma lui non arriva a fondo campo, infatti ha un gesto di stizza. Probabilmente anche mettendosi in diagonale il pallino non lo vedeva nemmeno in una porzione scarsa. Allora, qui Fabio ha 3 bocce, si è imposta subito bene. Giuliano deve cercare di difendere la partita. Infatti, forse, e infatti si lamenta Fabio Palma perché forse l'ha messa anche troppo vicina. Infatti sono 2 pezzi, adesso Giuliano può anche andare a fare una bocciata più o meno veloce. Intanto ha colpito il pallino a fondo campo Raffaele Tomao. Pallino colpito davvero bello, però ne fa uno solo. Ecco qua, pallino fuori. Ecco, infatti per quello Fabio si era lamentato. Si rifà la tirata. Questa qui che era in favore del giocatore romano. E infatti mi faceva notare Francesco, io sono arrivato un pochettino tardi, quindi non ho potuto notare i tiri di prova, però questi pallini stanno saltando un po' troppo fuori. Non vorremmo che li hanno cambiati senza dirci niente. Poi mi proverò a informare se hanno cambiato qualcosina, qualche mescola, oppure sono i pallini normali. Poi mi proverò a informare e ve lo dirò. Emiliano intanto colpisce una boccia avverso, bellissima.
fondo campo. Vediamo quanti punti ha messo in campo, perché ha messo un paio di punti sicuri. Vediamo con un'altra boccia in mano cosa si può inventare. E intanto Giuliano continua il suo ottimo accosto nell'angolo destro. Continua Fabio a tirarla di volo questa boccia. Boccia colpita giusta giusta in testa, il punto rimane di Giuliano, mi sembra. Intanto vi racconto una fase saliente per quanto riguarda la terna. Emiliano probabilmente chiamerà tempo perché ha una boccia in mano, può addirittura inventarsi qualcosa, vediamo. Eccolo qui, la state vedendo pure voi. C'è il time out. Quindi a un punto però le bocce sono posizionate in modo da poter fare, da poter inventare qualcosa. Emiliano è in grado di farlo. Allora Fabio va a punto. Di nuovo bersaglio. Adesso Giuliano si mette in diagonale dichiarando pallino. Colpisce piena la boccia e il pallino si avvicina alla boccia sua. Giusta, giusta, 40 centimetri. Allora, vediamo un attimo Emiliano cosa si inventa qui a terna. Pallino tirato piano piano. Mamma mia, ragazzi, cosa stava facendo Emiliano, eh? Ha tirato un pallino al centro del campo. È passato davvero a un niente. A un niente e raccoglie un punto solo, 5 pari. Se lo colpiva lì, gli davano i 4 punti della partita, ma davvero è passato a un millimetro. Colpo da campione, peccato che gli è passato a un millimetro. Peccato giustamente per la bellissima giocata, eh. Non sono davvero imparziale io, eh. Sì, infatti vedo sulla chat che qualcuno aveva già intuito questo gioco. Forse non l'avete visto, ma davvero sembrava che l'avesse colpito alla parte giusta. Allora, intanto Fabio adesso ha chiamato timeout, perché il punto è di Giuliano a 35-40 cm a fondo campo. Adesso proverò intanto in questa fase del timeout individuale di chiedere se qualcuno sa di questi pallini. Allora, Fabio decide di tirare la sua boccia lungo la tavola. Colpita la boccia, carambola, ma il punto mi sembra. Ma il punto, sì, un punto preso. Se allarghiamo l'immagine, eccola qua. Il punto è di Fabio. Uno solo. Sì, l'arbitro comunque per sincerarsi, per non sbagliare in questa fase di 5 pari. Va la misurazione e come potete notare dai due score abbiamo 5 pari nell'individuale e 5 pari nella terna. Adesso il time out è stato chiesto da Giuliano, che secondo me potrebbe anche provare a tirare alla corta. Potrebbe anche provare. Allora, intanto vedo che il nostro grande amico Giorgio, oramai attore consumato su Rai 1, ci dice che Nanni ha vinto 8 a 2 su Dari, quindi sicuramente sarà Montegridolfo contro Fontespina. 1-0 per Montegridolfo, grazie Giorgio per questo aggiornamento. E ti saluta il nostro Angelo Ciancotto, che abbiamo qui con noi sugli spalti.
Allora, vediamo cosa decide di fare Giuliano. Grazie Giorgio, ti ringrazio dell'aggiornamento, eh. Intanto gli applausi sono per Matteo Tarquini che ha cambiato il punto a fondo campo. Niente, Giuliano decide di andare quindi all'accosto. Sì, il punto è abbastanza largo, sono sugli 70-80 cm, quindi è nelle sue possibilità cambiare questo punto. Raffaele Tomao colpisce una bellissima boccia a fondo campo, però rimpalla il pallino, punto ancora di la Virtus. Tre bocce in mano per i giocatori romani. Tre bocce in mano per i giocatori romani e quattro bocce per i giocatori abruzzesi. Giuliano rimane un pochettino corto, quindi ha da giocare l'ultima boccia. Intanto vediamo che nel campo a terna c'è un parlare tra i due super fuoriclasse, Emiliano e Gianluca, che sono è vero avversari in campo, ma hanno anche giocato in coppia insieme negli anni passati. Allora, adesso Fabio ha l'ultima boccia in mano, vediamo se tira la boccia corta, sua, cioè no, corta, quella a destra. Sì, come sempre. Secondo me proverà a tirare a quella boccia lì. Sicuramente non può tirare la boccia del punto, perché è sotto rimpallo la sua. Conoscendo Fabio, che è un giocatore all'attacco, proverà a tirare la sua, colpendola a mezza. Può anche rimpallare il pallino, vediamo un attimo. E infatti tira proprio a quella, ma lui lo sappiamo che è un giocatore, un attaccante, vediamo, la tira piano, colpisce e rimpalla il pallino, ragazzi, che giocata, mamma mia, mamma mia, mamma mia, ragazzi, la tirata, quindi, è vero che le possibilità erano minime, ma lui ha tirato proprio a quella boccia, quindi qui non parliamo di fortuna, ragazzi, non mi fate vedere che in chat scrivete che è stato fortunato. Ha fatto quella giocata per fare quella cosa lì. Quindi complimenti anche da tutto lo staff qui. 1-0 per la Pinetina di Roma. Allora, azzeriamo il punteggio. Nella terna ancora 5 pari, time out per la Virtus che ha 4 bocce contro 2 di Emiliano Benedetti, punta a terra della Pinetina. Giuliano mette l'accosto, ecco qua. Questa probabilmente ha risentito della bella giocata di prima, Fabio, giustamente. Lì l'adrenalina cresce molto e la prima giocata del tiro successivo può influire, infatti fa un liscio al bersaglio inaspettato. Colpisce con la seconda, vediamo, il punto sembra rimanere di Giuliano, adesso non mi sbaglio. Allora, qui invece a terna hanno provato a fare una giocata particolare. Formicone infatti si lamenta perché lui forse non è d'accordo di fare questa cosa qui. E adesso lascia a terra 2 punti per la Pinetina, 2 bocce in mano Formicone e 2 bocce in mano Emiliano Benedetti. Quindi due adesso
campioni, capitani delle formazioni, si sfideranno in questo ultimo 5 pari, in questa ultima fase di gioco, con Formicone che ha tirato una boccia spettacolare all'accosto. Vediamo se, mamma mia ragazzi, niente. Gianluca è perfetto nell'accosto, ha cambiato il punto a 25 centimetri, allarga le braccia perché lui non era d'accordo sulla giocata che il tecnico in precedenza gli aveva suggerito. Vediamo Emiliano che cosa fa, ce l'avete qua in diretta. Colpisce una boccia splendida, ragazzi. Qui ogni giocata è da applausi, mamma mia. Infatti non sappiamo cosa riprendere, cercheremo di riprendere un po' tutto. Fabio Palma decide di tirare il pallino, sbaglia il pallino, all'ultima boccia. All'ultima boccia per cercare di salvare questo primo tiro. Allora, Formicone adesso decide di tirare a una sua boccia, la colpisce un po' sul pieno, ma un punto lo toglie, quindi Emiliano adesso deve colpirla al verso giusto per... Fabio colpisce il pallino con l'ultima, mette a terra 2 punti, intanto io vorrei far seguire pure questa bocciata. No, Emiliano sbaglia la boccia della partita. Verso giusto, ma gli è passato davvero a 5-6 centimetri di distanza, quindi. Allora, si è interrotta la comunicazione, quindi prima non avete visto la giocata di Fabio Palma. Questo mi dispiace veramente, mi dispiace se qualcuno non è riuscito a seguirla. Ecco, ve la racconto io allora. Con l'ultima boccia Giuliano è venuto appunto su quella boccia larga di Fabio a fondo campo e ha preso il punto sotto rimpallo. Un attimo solo, vediamo Giuliano adesso che effettua la bocciata. Bocciata colpita, vanno via tutte le bocce sue. Punto rimane di Fabio, però adesso colpendo questa qui, finiamo la tirata e poi ve la racconto cos'è successo. Boccia colpita piena, va bene, 2 punti fatti. È vero che ne voleva fare 4, ma allora vi racconto la tirata di prima che non avete visto. Quindi Giuliano è venuto appunto con l'ultima e ha cambiato il punto. Fabio ha tirato la sua boccia laterale per farla rimpallare con il pallino. L'ha tirata bene, è riuscita a rimpallare il pallino, addirittura ne ha fatti 4. E si è aggiudicato il primo set, fatto una grande tirata. Penso che adesso sono stato abbastanza chiaro nel raccontarvi quella giocata fantastica di Fabio. Allora, quindi 2-0 per Giuliano Di Nicola nel primo tiro del secondo set, 1-0 per la Pinetina. E qui siamo invece nella terna, vi aggiorno subito il punteggio 6-5 per la Pinetina di Roma. Ah, non capisco come mai Fabio adesso tira subito il pallino con una boccia molto lontana di Giuliano. Comunque ha ragione lui perché lo colpisce bene, punto adesso a terra 60 centimetri. Ancora non mi si aggiorna, quindi 6-5 ho detto per nella terna. Chiedo aiuto adesso al tecnico della regia perché il punteggio non mi si è aggiornato. Comunque ve lo dico io, 6-5 per la Pinetina. Per quanto riguarda la prima partita a terna, tra un po' probabilmente Francesco riuscirà ad aggiornarla. Allora,
Prima boccia corta di Giuliano, quindi il vantaggio lo riprende Fabio. Seconda boccia, il punto è preso. Fabio va alla bocciata, ve la dico io. Boccia sbagliata. Quindi ripassa in vantaggio di bocce Giuliano. Timeout al campo numero 1, dove stanno giocando le terne, perché ha perso il vantaggio la Virtus L'Aquila. Quindi ho sbagliato io a dirvelo, perché Fabio aveva due bocce di vantaggio, quindi ha perso il primo vantaggio, ma ne aveva ancora un altro. Colpisce la boccia, ma rimpalla sulla sua, punto di Giuliano. Punto di Giuliano. Ultima boccia di Fabio Palma. Fabio si appresta ad andare a punto. Lui sta. Niente, non passa, va dietro. Punto ancora di Giuliano, una boccia in mano per inserire il 4-0 in suo favore. Allora, Giuliano mi sembra che sia rimasto corto, infatti un solo punto, 3-0 per Giuliano Di Nicola nel secondo individuale. Francesco cercherà di ripristinare il tutto, io spero che voi mi sentite ancora, io continuerò, non stiamo leggendo più la chat perché si è interrotta momentaneamente. Giuliano continua ad andare sempre sulla tavola destra, sui 16 metri, ancora a bersaglio, quindi Fabio può effettuare la bocciata di Raffa. Intanto vi dico pure la terna, siamo sempre sul 6-5 per la Pinetina di Roma. Raffaele Tomao tira un pallino, colpito pieno, punta a terra per la Pinetina a fondo campo a 30 centimetri. Intanto Palma. Intanto Palma colpisce il pallino. Tutto in diagonale. Intanto, se sentite gli applausi di Luca Manuelli, per Luca Manuelli ha colpito una bellissima boccia avverso a fondo campo. Emiliano tira la boccia corta colpendo al lato giusto. Quindi perfetto. 2 punti a terra, 6-5 per la Pinetina. Allora, ecco, adesso siamo tornati sull'individuale. Non so davvero da che parte. Come riuscire a farvi seguire le ultime fasi della terna, le sto dicendo io in diretta, non perché individuale sia meno interessante, ma perché è una partita anche importante, visto che stanno già 1-0 per la Pinetina. Allora, Giuliano, quello che posso dire è che Giuliano sta effettuando una bella partita, però sta sbagliando qualche boccia al gioco lungo, quindi a fondo campo. Manuel intanto fa un'altra bocciata al verso giusto a 28 metri. Davvero un grandissimo livello. Allora, intanto il collegamento è tornato. Mi sembra di capire. Sì,
6-5 e 3-0 per... E il punto è preso da parte di Giuliano. Interminabile la partita a terna. Fabio adesso si appresta a tirarla. Altro liscio al verso giusto per Fabio, che è anche lui leggermente impreciso sulle bocciate a fondo campo. Ne ho viste già sbagliare un paio che secondo me sono già un pochettino troppe per lui in questo secondo set. Ha l'ultima boccia in mano. Adesso boccia riuscita, un punto. Quindi anche lui inizia a segnare in questo secondo set. 3-1 per Giuliano Di Nicola. Ecco qua, abbiamo aggiornato il punteggio. Fabio rigioca sulla tavola sinistra. Ecco qua. Allora, adesso... Vabbè, intanto che Fabio sta andando appunto sempre sull'angolo sinistro, Formicone ha la boccia della partita, se posso dire alla regia di far vedere questa boccia sulla terna. Il gioco è a fondo campo, vediamo Emiliano che ha sbagliato lui una bocciata importantissima, eccola qui. Se Formicone adesso colpisce la boccia al lato giusto, può mettere a terra i 5, il 5-3-8, il 5-3-8 che gli consente di vincere la partita. La boccia la vede benissimo. Vediamo cosa ha intenzione di fare. Se ci prova o meno. No, decide di andare a punto, ma questa qui adesso non l'ho capita molto bene questa giocata di Gianluca. Lui, il campione è lui, non ho capito perché è andato a punto. Ma sei pari. Forse ha visto qualche carambola possibile, cosa che non abbiamo visto noi. Nel caso dopo chiederò spiegazioni anche ai giocatori. Allora, sei pari. Fabio Allora, intanto continuiamo a seguire l'individuale. Fabio rimpalla il pallino. 2 punti per Giuliano. Una boccia in mano per Fabio e due per Di Nicola. Il punteggio della terna intanto è 6 pari, io non riesco ad aggiornarla sul video. Fabio decide di tirare la sua boccia, quindi tirerà anche abbastanza forte. Beh, bravo, per avvicinare. E infatti avvicina 2 bocce. Vediamo l'arbitro cosa dice. Allora, intanto sulla terna, vi ricordo, sei pari, punto della Virtus 25 lunga al pallino, 30, Stani è andato a punto e mi sembra che non l'ha cambiato per qualche centimetro, l'arbitro sta misurando, l'arbitro misura, mi sembra occhio, ultimamente mi sto sbagliando, però mi sembra che sia della Virtus, vediamo che succede, e infatti l'arbitro decide prima. Allora, Di Nicola si appresta a bocciare la boccia di Palma col salto e caccia pulita la sua. Era davvero quasi impossibile cacciare pulita la sua, ma
Tira adesso Di Nicola al terzo punto. Prova a fare la carambola. Non carambola, quindi un punto per Fabio Palma che esce fuori da una situazione terribile. Quindi 3 a 2 sempre per Di Nicola in questo secondo set. E vi ricordo che il primo set se l'è aggiudicato Fabio Palma. Partita intanto interminabile qui sulla corsia numero 1 a terna. 6 pari, punto a terra preso da parte della Pignatini di Roma. A 25 laterale. Sul 6 pari decidono di andare a punto i giocatori aquilani. Ma certo che se riuscivano a colpirla pulita quella boccia. E infatti Matteo rimane corto anche abbastanza, circa 1,20 m, 1,30 m. Forse doveva farla un pochettino più lunga che lasciarla corta. Anche Giuliano è corta questa boccia. Forse il campo si sta rallentando. Può succedere. Ecco, ottima bocciata di Luca Manuelli. Come sempre, ha fatto una bocciata favolosa. Quindi, quattro bocce in mano la Pinetina, tre bocce in mano l'Aquila. E questa boccia di Emiliano, se tocca il pallino, era quello che doveva fare Matteo, doveva cercare di lasciarla un pochettino più lunga quella boccia. Infatti Emiliano, anche se è stato un po' impreciso, ma con l'aiuto del pallino ha cambiato il punto. Intanto Fabio ha colpito la boccia col vantaggio di bocce. Vediamo l'ultima fase. Tira forte Luca per annullare il pallino. Pallino non si annulla e mi sembra che rimangono 2 punti della Virtus, 2 punti per la Pignetina. Giuliano rifà il punto con la terza boccia. Quindi sto seguendo in diretta l'ultima fase della partita a terna. Formicone tira a una boccia corta, colpita, e mi sembra che una boccia ci sia andata vicino al pallino. No, mi sembra che il punto è ancora della Pignetina di Roma. Quindi una boccia in mano per Formicone, due Raffaele Tomau, uno Emiliano Benedetti, 6 pari, punto a terra per la Pignetina di Roma. Fabio infatti non tira la boccia perché sta aspettando l'evolversi dell'ultima bocciata di Formicone. Colpisce piena a fondo campo, non fa niente. Quindi adesso hanno 3 bocce in mano per inserire l'ottavo punto e quindi portarsi sull'8-0. Emiliano va a punto, la segue come il suo solito, mi sembra una camminata tranquilla. Formicone niente, quindi è buona. 8-6 e 2-0 come set, quindi per la Pinetina di Roma. Timeout intanto nella corsia individuale, adesso noi ci apprestiamo a riseguire il secondo individuale, eccolo qua, perfetto, ci concentriamo qui, 3 a 2 per Di Nicola, timeout per Fabio Palma, 2 bocce in mano lui, una boccia in mano Giuliano, forse sta decidendo se tirare la boccia di volo oppure tirare il pallino, vediamo che il tecnico sta dicendo la sua, ma certamente non è che ha bisogno di suggerimenti Fabio.
Allora, riprendiamo a commentare, quindi l'individuale con la penultima boccia. Fabio ha colpito, ha rifatto il punto di Giuliano a 50 centimetri corta. Intanto noi cerchiamo di... Abbiamo qualche problemino qui sulla connessione, stiamo cercando di risolverla per dare a voi il massimo, la massima visibilità. Non si vede più il punteggio, ve lo dico io, 0-0 nella terna, perché la Pinetina ha vinto la prima a terna, e 3-2 per Di Nicola, ma adesso Fabio non inserisce il secondo punto, quindi è 3 pari. 3 pari. 3 pari nel secondo set individuale. Allora, intanto vediamo che nella terna i due puntisti hanno allargato un pochettino il gioco. Punta adesso di Matteo Tarquini a circa 80-90 centimetri corta. Secondo me si è rallentato un attimo il campo perché sto vedendo tante bocce corte. Niente, sbaglia anche la seconda boccia Stani, che forse si è rilassato dopo aver vinto il primo set. Di Nicola colpisce la boccia. Gioco a fondo campo a favore di Fabio Palma, però è circa 3 metri al pallino. Allora, Giuliano adesso viene a punto. La boccia mi sembra giocata come direzione molto bella, anche come forza. Sì, circa 60-70 centimetri corta. Forse anche qualcosina in più. Diciamo che il pubblico si sta un attimino innervosendo perché non vede i giocatori di casa giocare bene. Altro liscio a fondo campo di Fabio Palma. Come dicevo, perfetti tutti e due i giocatori fino ai 24 metri. Invece a fondo campo, ai 27 metri e circa della lunghezza del campo di qui dell'Aquila, stanno sbagliando qualche boccia. Intanto, dopo il timeout della terna, decidono di tirare il pallino dopo due bocce sbagliate da parte di Stani, del puntista della Pinetina. Raffaele Tomau decide di tirare il pallino. Vediamo se riesce a colpirlo, no? Liscio abbastanza vistoso di Raffaele. Fabio, la sua terza boccia, riesce a rifare il punto di Giuliano. Circa 80 centimetri dal pallino. Emiliano colpisce il pallino e va fuori dopo. Quindi secondo me i pallini non sono no fly, perché un pallino così fly, no fly, non poteva andare fuori. Lo colpisce pieno, va a fondo campo, sbatte sulla tavola di fondo e va fuori. Intanto Giuliano chiede scusa di questa bocciata a Fabio perché probabilmente non era tirata in quel modo, anche se, come vediamo dalle immagini, sono rimasti due punti strettissimi, però ha alzato la mano a Fabio perché lui voleva colpirla al centro del bersaglio, invece l'ha colpita tutta all'esterno e gli è andata davvero molto bene sul tre pari. Questa può essere la giocata della svolta. Può essere la giocata della svolta per Di Nicola. Vediamo cosa si inventa adesso Fabio. Probabilmente tira al secondo punto.
Sì, secondo me l'unica giocata possibile è quella del secondo punto, perché colpendo dal lato destro cancellerebbe un punto, colpendo dal lato sinistro addirittura potrebbe rimpallare il pallino. Vediamo se Fabio è del mio stesso avviso. No, non è del mio stesso avviso, quindi va all'accosto per cercare di coprire il gioco. Allora, Montelidolfo quindi vince le prime partite a terna individuale. Quindi la boccia fa tavola di fondo, 3 punti così per Di Nicola. Io avrei bocciato veramente la boccia a destra. Fabio invece non l'ha vista. Non so, c'è un borbottio, non capisco se tra i due giocatori oppure non sono riuscito a capire che cosa si sono detti. Forse un po' di nervosismo in campo c'è. Allora, quindi 3 punti, 6-3 per Di Nicola. 6-3 per Di Nicola in questo secondo set di individuale, due pezzi, quindi adesso va Fabio alla bocciata di Raffa al pallino e fa il liscio. Non capisco cosa sia successo in questa fase a Fabio, molto impreciso anche sui 14 metri. Ritira pallino, colpisce il pallino, lo colpisce diciamo abbastanza bene, ma a fondo campo gli rimane lontano a circa 2 metri, 2 metri e mezzo dal pallino. Intanto vediamo che Giorgio ci sta aggiornando, come vedete in chat, Montegridolfo Fontespina, lo leggete lì, quindi non serve, lo dico pure io a voce. Ringraziamo giustamente anche che da Writer c'è l'aggiornamento su Salerno col Bordolo 0-0. Allora Fabio quindi rifà il punto. Fabio rifà il punto di Nicola, coperta. Tira al secondo punto Giuliano, colpendo la piena, potrebbe fare gioco. La colpisce leggermente, leggermente nella tre quarti della boccia, quindi l'arbitro sta misurando se il punto è suo, è riuscito a prenderlo. Allora, intanto Dari, come vediamo, ha vinto 8-3 su Nanni, quindi 2-1 per Montegridolfo su Fontespina. Di Nicola quindi non ha fatto il punto. Con l'ultima va all'accosto. Mi sembra giocata benissimo. Infatti inizia l'applauso. Se ha toccato il pallino, cosa che forse non abbiamo visto, forse ha messo 2 punti per terra. Allora, nella terna, il primo tiro è stato davvero a vantaggio dei giocatori di casa, quindi 2-0 per la Virtus. Sulla pienitina. 2 punti dice l'arbitro, quindi Fabio mi sembra che sia deciso a venire a punto. Vi ricordo che adesso questa boccia è importante perché sono 2 punti per Giuliano. Niente, sbagliata la boccia di Fabio, quindi 8-3. 8-3 per Di Nicola. Vi aggiorno subito il punteggio. Quindi siamo 2-1 in favore della Pinetina. Adesso andiamo a seguire la partita a terna. Come vi ripeto, siamo sul 2-0 per la Virtus. E il primo set è stato vinto dai giocatori romani.
Allora, quindi come vi dicevo, siamo sul 2-1 per la Pinetina qui all'Aquila e seguiamo l'ultima partita che si sta giocando, quindi la quarta del primo turno, e siamo sul 2-0 per la Virtus. Intanto io adesso inizierò a mandare qualche richiesta di aggiornamento anche nel campo di Serie B. Punto preso da parte di Matteo Tarquini sulla boccia di 70-80 centimetri corta di Stani. Questa boccia di Stani mi sembra leggermente lunga, infatti è così, ha allargato un pochettino la media che nel primo set era davvero stretta il puntista della Pinetina. Mi ridicono che è bloccato qui in chat. Intanto Francesco mi dice di dirvi che sta provando a migliorare il tutto. Tra qualche minuto penso che le connessioni saranno alla grande. Intanto Ciangotto è venuto qui nella nostra sala. Sai qualcosa di Pineto Montecatini? Chiedi a qualcuno. Così vi aggiorniamo. Manuelli fa una bellissima bocciata sul punto di Emiliano, addirittura ha stretto anche la boccia di Matteo Tarquini, che adesso gioca su circa 40 centimetri, a 24 metri proprio. Ultima boccia per Emiliano, anche questa qui sembra giocata davvero bella, e infatti è giocata benissimo, lui sta giocando a un livello strepitoso. Intanto vi posso dire che il pubblico ce n'è davvero tanto qui. Grande bocciata di Luca. Grande bocciata di Luca. Allora, ultima boccia per Raffaele Tomao. Bocciatore di terna, quindi qui deve andare a punto, vediamo un attimo cosa combina. La boccia mi sembra girare abbastanza bene, se non va dietro a quella del... No, rimane corta. Quindi Formigone ha la possibilità di mettere 3 punti e portarsi sul 5-0. Non mi sembra molto difficile per un giocatore come lui. Secondo punto inserito. Vediamo anche l'ultima boccia. Terzo punto inserito da Formigone, quindi siamo sul 5-0 in questo secondo set della terna. Eccoci qua, il punteggio è stato aggiornato. 5-0. Vediamo che i giocatori della Virtus hanno accorciato il gioco, hanno messo sui 14 metri e pochi centimetri. Matteo va al punto circa 55 corta al pallino. E vediamo che Raffaele, secondo me, Emiliano dice a Stani di andare a punto. In queste prime due fasi di gioco è stato un po' impreciso il puntista romano. Vediamo adesso con il pallino corto cosa combina. Boccia adesso è giocata perfetta. Punto preso. Addirittura bersaglio con il pallino. Ma anche se la Virtus è in vantaggio per 5 punti, sappiamo benissimo che a terna può davvero cambiare in un attimo le sorti della partita. Non
Non bisogna mai abbandonare il gioco. Allora, Manuelli va a vedere la giocata, se tirarla di raffa o di volo, vediamo cosa gli conviene. Intanto Ciangotto si sta informando anche sulla Pineta. Si sta informando sull'incontro tra Pineto e Montecatini. Ricordiamo che Montecatini è una delle favorite per il passaggio di categoria di quest'anno. Manuelli tira di raffa, va la boccia via pulita. Allora, il secondo individuale ha vinto, come vedete sul punteggio, 8-3 di Nicola. Seconda boccia del puntista. Allora, Stani non è riuscito a fare il punto, Stani, quindi vantaggio ripreso dalla Virtus. Abbiamo visto la boccia di Emiliano che ha toccato tavola, un errore piuttosto evidente, non lo so, o forse si sono un attimino distratti dopo il primo set vinto all'ultima boccia. Allora, Emiliano è andato a punta, ha messo una boccia a 50, Gianluca Manuelli si appresta a bocciarla, vediamo con quale esito. Colpita al verso, quindi il suo solito esito. Uno dei giocatori più in forma di questa inizio stagione. Intanto mi hanno aggiornato che a Pineto, allora, la pinetese vince 2-1 contro Montecatini ed è in vantaggio anche nell'ultima partita, quindi nella quarta partita, per mi sembra 3 o 4-1 nella terna. Allora, boccia di Raffaele, ultima boccia giocata, circa 90 centimetri, tre bocce in mano i giocatori, tre bocce in mano i giocatori della Virtus. Secondo me potrebbero provare ad andare a punto, no? Invece il capitano Formicone cerca di tirarla. Boccia colpita. Boccia colpita, quindi un punto a terra, due bocce in mano per inserire il settimo e l'ottavo punto e quindi portarsi in parità come set tra le due formazioni. Vediamo, mi sembra leggermente corta questa di Matteo, ma è davvero larga, infatti gliela concedono. Quindi 8-0 il punteggio nella seconda terna e allora il parziale del primo turno sono 2-2 come set, quindi 0-0 tra le due formazioni. Ci sentiamo tra circa un quarto d'ora per le seconde partite.